SOS Aeroporti, le comunità in piazza a Crotone e Reggio Calabria per chiedere il rilancio del Sant'Anna e del Tito Minniti, e Lamezia, dove lo scalo internazionale va a gonfie vele, protestano invece i tassisti. Tesoro da salvare, quale futuro per il centro storico di Cosenza, un patrimonio per l'intera Calabria, il cui futuro al centro del dibattito politico, oggi nel capoluogo Abruzio, l'arrivo del governatore Oliverio. Blu di rabbia, Vibo Valentia e i suoi nuovi parcometri, giorno di mercato, pioggia e caos, ancora confusione e proteste per i cittadini che invocano invece più servizi. Verso le elezioni, l'ex PM Ingroia, leader di lista del popolo a Gioia Tauro, a Crotone la convention di Altili e Torromino, a Cosenza la presentazione dell'area civica espressione di socialisti e verdi. Dall'A alla D, il weekend del pallone, Crotone chiamato alla sfida salvezza contro la Spalla, poi riflettori puntati sul derby, Catanzaro rende e tra i dilettanti la Vibonese tenta il sorpasso sul Troina. Buon sabato da Alessio Buonpasso e da tutta la redazione, bentornati al nostro telegiornale che apriamo parlando di trasporti di aeroporti calabresi. Se la Lamezia Terme gode di ottima salute e quelli di Crotone e Reggio Calabria invece, malgrado gli annunci e buoni propositi, vedono il loro futuro in bilico e le rispettive comunità scendono in piazza per protestare, guardate. Penso che non ci faranno mai volare perché non vogliono farci volare, il perché non si capisce. Sicuramente la speranza è l'ultima a morire, ma loro la fanno morire prima la speranza. Crotone vuole e deve volare, questo è il grido che si è alzato dalla centralissima piazza della Resistenza, teatro della manifestazione a supporto dell'aeroporto Pitagora. Associazioni, comitati, cittadini, sindacati e poche rappresentanze istituzionali si sono ritrovate per rivendicare il diritto alla mobilità del crotonese dopo le false speranze degli ultimi mesi. Non c'è proprio la volontà di andare avanti. La gente ormai si è scoglionata perché si parla e i fatti poi non ci sono. Chi è malato deve andare con l'autoambulanza alla Lamezia Terme, non è giusto, siamo 60.000 persone qua, 60 e più il circo vicino. La polemica che noi dobbiamo fare è come mai i crotonesi non scendono in piazza? Chiudiamo tutti. Dove abitano queste persone? Chiudiamo. Come possono essere così indifferenti? Crotone è isolata per l'indifferenza dei cittadini, perché se i cittadini avessero lottato nel corso degli anni, Crotone sarebbe come Catanzaro, sarebbe come Cosenza, sarebbe come Calabria. Sindaco, dove sono i suoi colleghi questa mattina? Non lo so, io stamattina ho ascoltato l'appello e quindi sono venuto perché è doveroso da parte nostra, da parte degli amministratori, ma soprattutto è doveroso da parte della gente, perché mi dispiace, il nostro territorio non partecipa alle manifestazioni, oppure ogni tanto, non si fa ogni tanto partecipare alle manifestazioni, non è giusto, bisogna lottare. Giuseppe Laratta per l'AC News 24. A Piazza Italia! Al centro delle istituzioni, facciamoci sentire, mi raccomando! Da Piazza Duomo a Piazza Italia per chiedere interventi immediati a sostegno dell'aeroporto dello Stretto. Alla manifestazione organizzata dal comitato presieduto da Fabio Putorti hanno partecipato cittadini, associazioni, candidati alle prossime politiche. Quello che stanno dicendo è tutto giusto. Penso che c'è una mancanza di istituzioni ormai vecchia, ormai molto vecchia. Non c'è intervento da parte delle istituzioni, non c'è intervento dalla parte della regione, del comune, i voli sono carissimi, all'Italia ci ha svenati. Qui è necessario che si inveri un piano strategico serio, un piano industriale che lo metta al centro di una politica di governo fra due regioni. Il nostro aeroporto ha un interesse interregionale, ecco da qui la sua funzione strategica che forse non è stata compiutamente compresa. Il ripristino dei voli mattutini per Roma e la revisione del piano industriale della SACAL tra le richieste consegnate in prefettura. Noi abbiamo già inviato in prefettura un'istanza con 4 punti specifici al quali richiediamo delle risposte scritte, non accetteremo più dichiarazioni verbali, altrimenti le istituzioni dovranno assumersi le proprie responsabilità. In particolare chiediamo il primo punto, il ripristino dei voli con partenza mattina e rientro la sera verso gli hub nazionali. Riccardo Tripepi per la CNews 24. Questo quindi quello che si registra a Reggio Calabria e a Crotone. Alla Lamezia Terme invece, malgrado lo scalo aeroportuale e i viaggi a gonfie vele, a protestare sono i tassisti. Siamo pronti a scendere in piazza, ad oltranza, non ci fermeremo
finché non arriveranno delle notizie positive. Tassisti lametini sul piede di guerra. Davanti allo scalo aeroportuale di Lamezia Terme si è tenuta una concitata assemblea coordinata da Fortunato Lo Papa, segretario regionale della FIST, ad esasperare gli animi e quel clima di scarso controllo e approssimazione che sta facendo in modo che, nonostante l'utenza dell'aeroporto internazionale sia folta, si disperda tra noleggiatori d'auto che si improvvisano tassisti e colleghi giunti per lasciare passeggeri da altre destinazioni e che poi aspettano lì di caricarne altri. Bisogna che ci sia un ripristino delle regole e della legalità. Vengono da fuori comune qui, ma non sono tanto abusivi, vengono qui per procacciare utenti. Questa gente che viene magari da Tropea, poi prende un viaggio da qui per Isola Caprizzuto, a noi ci penalizza. Ci sono poi le macchine parcheggiate in doppia e terza fila che bloccano i tassisti e la mancanza di postazioni per i taxi in zone nevralgiche della città. Al momento questi possono stazionare solo lungo le aree predisposte in aeroporto e in stazione. Noi chiediamo un incontro urgente al fine di discutere queste problematiche legate proprio al settore del trasporto. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Le foto che state per vedere mostrano alcuni dei beni per un valore complessivo di 12 milioni di euro che i carabinieri di Reggio Calabria hanno sottoposto a confisca. Si tratta del patrimonio riconducibile a Domenico Frascà, 56 anni, imprenditore di Roccella Ionica, ritenuto contiguo alla cosca Mazzaferro e già coinvolto nel maxi processo crimine. Passano allo Stato in particolare una villa di ben 11 vani, 4 terreni agricoli, i compendi aziendali di 3 società edilizie, svariati titoli, polizze e rapporti bancari. Adesso andiamo a Cosenza, dove oggetto di confronto ma anche di scontro per la politica è il futuro del centro storico. Nel capoluogo Abruzio oggi è arrivato il governatore Oliverio. Il crollo di un muro nel rione Massa è soltanto l'ultima di una serie di ferite inflitte al centro storico di Cosenza dal degrado e dall'incuria. Per questo la notizia di uno stanziamento pari a 90 milioni di euro destinato alla riqualificazione dell'antica città da parte del Ministero dei Beni Culturali è stata accolta da Mario Oliverio con una certa soddisfazione. Il presidente della regione ha avvertito la necessità di convocare una conferenza stampa per illustrare nel dettaglio a quali interventi di recupero saranno prioritariamente destinate le risorse e anche per controbattere alle polemiche sollevate da Mario Occhiuto. Per il sindaco, infatti, si tratterebbe solo di un esiguo contentino. Saranno destinate in direzione del recupero e la rivalorizzazione del patrimonio monumentale ed artistico, religioso, dal punto di vista in direzione del recupero delle strutture abitative. Ci sarà un comitato tecnico presieduto dalla regione con la presenza del comune, dei comuni interessati, che appunto definirà poi nei dettagli gli interventi. Al fianco di Oliverio gli assessori della sua giunta, Musmanno e Rossi, il presidente della provincia Iacucci e l'ingegnere Luigi Zinno. Le istituzioni, piuttosto che fare polemica, farebbero bene ad assumere atteggiamenti che appunto siano congrui con questa importante decisione che è stata assunta dal governo per Cosenza. Salvatore Bruno per la CNews 24. 74 kg di cocaina purissima sono stati rinvenuti all'interno di un container al porto di Gioia Tauro. La cocaina, che una volta tagliata e divisa in dosi per essere messa sul mercato, avrebbe fruttato ben 14 milioni di euro, era divisa in 65 panetti. Il rinvenimento della partita di droga è stato reso possibile, spiega la procura di Reggio Calabria, grazie ad una serie di incroci documentali e controlli di container sospetti ad opera della Guardia di Finanza, che anche attraverso l'utilizzo di unità cinofili alle stesse Fiamme Gialle, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane, nel solo 2017 hanno sottoposto a sequestro circa 2 tonnellate di cocaina. Adesso spostiamoci a Vibo Valentia, dove è trascorso ormai qualche giorno dall'attivazione dei parchimetri, che continuano a registrare confusione e protesta, soprattutto oggi, giorno di mercato. Ma lei vende dentro le strisce blu? No, non sono io che vendo. Fuggi nel primo sabato con i parcheggi a pagamento a Vibo Valentia, ma la pioggia non c'entra. Nel giorno del mercato settimanale ci si arrangia senza vigili in giro e la rivoluzione delle strisce blu sembra ben lontana da quell'opportunità di incassi per 1 milione di euro all'anno che il comune ha previsto.
qualcuno gratta e qualcuno no, e c'è chi preferisce lasciare l'auto lontano e cerca le strisce bianche come l'oasi nel deserto. È veramente... non è una cosa bella, perché qui in città adesso è già difficile trovare parcheggi. Ai cartelli continua a mancare l'indicazione che autorizzerebbe gli operatori della ditta pugliese che si è aggiudicata l'appalto ad elevare multe, e infatti oggi nessuno dei 6 ausiliari del traffico previsti per 5 anni si vede. Ci sono commercianti che si arrabbiano. Io non vendo niente! E ci sono colleghi costretti a pagare di tasca propria per non perdere clienti. Diamo i biglietti grazie ai nostri clienti. I grattini. A Vibo Marina il comitato attivamente, la Proloco e i commercianti di Stella Polare si sono fatti sotto senza risposta. Chiediamo un confronto con l'amministrazione, perché per come è stata concepita l'installazione delle strisce blu in questo momento crea soltanto disagio. Storia di una rivoluzione mancata che risveglia un senso civico fatto di proposte che per ora non trovano risposte nella compagine amministrativa che del civismo ha fatto la sua virtù politica. Perché non si è pensato ai residenti di applicare degli abbonamenti? In tarda mattinata spunta il sole e la città tira il fiato dopo il caos. Domani, domenica, è il primo giorno in cui anche ufficialmente i parcheggi non si pagano. Agostino Pantano per la CNews 24. Aveva nascosto 1700 lettere nel congelatore mai recapitate ai destinatari. A fare la scoperta sono stati i carabinieri della stazione di Cessaniti nel Vibonese nel corso di una perquisizione domiciliare. Indagini partite dopo la denuncia di un cittadino che da 2 mesi non riceveva la posta. A finire nei guai un portalettere di una società privata di Vibo Valentia ha denunciato la procura di Vibo per violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, mentre il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Torna in Calabria, dove di fatto nacque la prima Bibbia stampata in ebraico, risalente a febbraio del 1475. Il prezioso testo è stato concesso in prestito dal complesso monumentale della Pillotta di Parma, per come comunicato al governatore Mario Oliverio, che ha reso pubblica la notizia. La sua esposizione in Calabria, dopo ben 600 anni, ha detto, sarà il più grande evento culturale mai verificatosi nella nostra regione. La Bibbia fu stampata a Reggio Calabria nel quartiere ebraico della Giudecca e probabilmente a Reggio sarà esposta. Economia, infrastrutture, lavoro, i temi affrontati dalla CGIL nel corso di un incontro pubblico a Catanzaro. La CGIL Catanzaro Lamezia mette insieme nella sala della provincia di Catanzaro i diversi livelli di governo per chiedere interventi concreti sulle infrastrutture che possono incidere significativamente sullo sviluppo della regione. Riteniamo che in questa fase c'è un contesto favorevole, ci sono risorse, ci sono strumenti che, se utilizzati, possono realizzare, promuovere occupazione, crescita e sviluppo produttivo. Secondo noi c'è un rallentamento nell'utilizzo adeguato e proficuo di queste risorse e di questi strumenti. Abbiamo ottenuto con il governo, dopo un anno di discussione, uno strumento importante, che è appunto questo della zona economica speciale, che tiene dentro alcune aree strategiche della nostra regione come Gioia Tauro, Lamezia, Corigliano Crotone, che può essere un volano per lo sviluppo. Però a questo occorre anche lavorare sulla dotazione infrastrutturale della regione. È un'opportunità se si crea un progetto di sviluppo, altrimenti rischia di vanificarsi questo sforzo che si è fatto per raggiungere questo obiettivo. All'incontro è intervenuto anche il presidente della regione Mario Oliverio. Lo stesso ha ricordato che la ZES in Calabria è il risultato di un'elaborazione condivisa anche con i sindacati. Una realtà che, come si vedrà nel decreto di proposta strategica che sarà presentato a breve, offrirà vantaggi economici assai rilevanti. Rossella Galati per la CNews 24. I carabinieri forestali, in esecuzione di un provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale del Riesame di Crotone, hanno apposto i sigilli a 2 palazzi ed una strada di Petilia Policastro nel crotonese. Come vedete in queste immagini, il sequestro trae la sua genesi nell'ottobre 2017, quando al piano terra di uno dei 2 stabili si aprì una voragine profonda diversi metri. Emersero quindi i pericoli di crollo e i rischi per l'incolumità pubblica. Adesso la pagina della politica, continua la corsa alle elezioni di marzo. Oggi pomeriggio a Gioia Tauro protagonista l'ex magistrato, oggi leader di Lista del Popolo, Antonio Ingroia, assieme al candidato Francesco Toscano. Questa mattina lo stesso Toscano ha tenuto una conferenza stampa a Reggio Calabria. Per noi l'ha intervistato Consolato Minniti.
Il nostro obiettivo è quello di rimettere al centro la nostra Costituzione, che è una Costituzione che è stata profondamente tradita da questa classe politica di destra e di sinistra. Il Mezzogiorno d'Italia vive una condizione di assoluto abbandono, almeno durante la Prima Repubblica ci si poneva il problema di una questione meridionale che perlomeno era sul tavolo del confronto. Oggi invece il Mezzogiorno viene solo vissuto come fosse, diciamo, una specie di campo infetto che va solo, diciamo, non guardato, abbandonato, lasciato marcire, e questa è una narrazione molto pericolosa, perché l'atteggiamento che le élite del nord hanno avuto nel tempo e continuano ad avere nei confronti del Mezzogiorno è identica alla percezione che le élite nordiche, olandesi, tedesche hanno nei confronti dell'Italia tutta. Quindi siamo di fronte ad un processo di mezzogiornificazione, come lo dice l'economista Brancaccio, dell'Italia intera, che non ci porterà a fortuna. Questa mattina a Crotone invece l'investitura che Roberto Chiuto e Iole Santelli hanno offerto ai candidati pitagorici al Parlamento, parliamo di Emanuela Altilia e Sergio Torromino, li abbiamo intervistati a margine della convention. Siamo negli ultimi giorni di campagna elettorale, il rush finale, il grido che si lancia dalla città di Crotone non può essere che l'appello al voto utile. Il 4 marzo saremo chiamati a questo appuntamento fondamentale non solo per l'Italia ma per la nostra regione soprattutto, e ormai è chiaro che il consenso al centrodestra è l'unico che può garantire la stabilità di governo in questo paese. Chiediamo ai calabresi di condividere il progetto del centrodestra, perché solo votando il centrodestra siamo sicuri di garantire la stabilità di governo. Oggi giochiamo in casa, essendo di Crotone, quindi stiamo girando la provincia e tutto il collegio in lungo e largo, e veramente sono entusiasta dei consensi che stiamo ritrovando in giro per il collegio. È chiaro che il messaggio che voglio lanciare oggi è la preoccupazione maggiore, che è quello di evitare l'astensionismo. Io dico di andare a votare scegliendo chi si è esposto e chi ha dato un programma che è capace di risolvere le sorti di questa nazione. Dalla centrodestra al centro-sinistra, oggi a Cosenza la presentazione dell'area civica, espressione di socialisti e verdi, abbiamo intervistato Luigi Incarnato. Se analizziamo bene la storia dei singoli raggruppamenti, hanno una storia importante in questo paese, i verdi, i socialisti, ma lo stesso Prodi con questa forza civica che in qualche modo mette in campo un progetto olivista. Quindi credo che noi abbiamo siamo un DNA, una componente essenziale per il centro-sinistra. Ci stiamo battendo per il diritto alla casa, perché è stata un po' dimenticata questa cosa. Non c'è più l'offerta dell'edilizia sociale per i nostri cittadini, che in qualche modo oggi ancora di più soffrono questo status. Basta pensare che ormai i mutui sono difficili da ottenere, e una famiglia che guadagna 1.200 euro al mese non può accedere alla possibilità di un acquisto di una casa. Quindi c'è una fascia sociale che è stata abbandonata in questo paese proprio sul diritto alla casa. E pensiamo anche a 700.000 posti di lavoro nel campo dell'arte. Attraverso alcune manovre finanziarie, 14 miliardi l'anno possono dare 700.000 posti di lavoro nel campo della cultura. L'Italia ha una grande difficoltà. Noi dobbiamo far vincere la politica. Non possiamo far passare la deriva fascista di cui il centrodestra è portatore oggi, purtroppo. Abbiamo un centrodestra pericoloso, dove c'è un aggregato fascista che si caratterizza con la Lega di Salvini e con la Meloni. Combattere le mafie e l'illegalità si può anche attraverso lo sport. Se ne è parlato a Reggio Calabria. Può lo sport diventare vero antidoto per devianza ed emarginazione? A questi ed altri interrogativi hanno risposto i relatori del convegno organizzato dalla Camera Minorile di Reggio Calabria in collaborazione con diversi professionisti reggini, e che ha visto l'impegno diretto, anche in chiave futura, del presidente del Consiglio regionale Nicola Irto. Moderato dall'avvocato Maria Spedita Rechichi, l'incontro, ospitato nell'Auditorium Calipari di Palazzo Campanella, ha permesso di fare il punto innanzitutto sul piano sport e periferie messo in campo da alcuni nazionali. È stato l'architetto Piercarlo Rampini ad illustrare tutte le misure in atto, anche e soprattutto per il territorio di Reggio Calabria, con un interessante progetto di sviluppo della piscina comunale. Significativo l'esperimento dello psicologo Stefano Callipo, che ha permesso agli studenti del liceo scientifico Volta di fare un'esperienza nuova sulla comunicazione. Gli avvocati Cananzi e Genovese invece hanno affrontato il tema della marginalità giovanile. Il sostituto procuratore della DNA Salvatore Dolce ha sviscerato il rapporto fra giovani e 'ndrangheta. I valori dello
sport sono state alla base degli interventi del presidente del CONI Calabria Maurizio Condipodero e del procuratore generale del CONI Nazionale Enrico Cataldi, che ha ammonito sul pericolo derivante dall'emulazione dei personaggi delle fiction. Io ho raccolto i cadaveri per la strada di quella che fu la mattanza della banda della Madiana. So che cos'erano. E non c'era niente, assolutamente niente, di valore da poter considerare. Consolato Minniti per la CNews 24. Adesso lo sport, quello giocato, il programma del weekend del calcio. E questa sarà una domenica bestiale, tutta ad un fiato, tutta in un sorso. Dalla Serie A alla Serie D lo spettacolo è assicurato. Ad aprire le danze alle 12.30, il Crotone che contro la Spalla si gioca una bella fetta di permanenza. Crederci è bene, non fidarsi è meglio per Walter Zenga, che diffida del momento negativo dei ferraresi. Diffido sempre dalle squadre che vengono da periodi negativi, questo chiaramente. Ma soprattutto penso che il fatto di avere un vantaggio con Verona e Benevento e avere ancora le spalle alla spalla ci debba dare quella forza e quella serenità e quella concentrazione di poter mantenere alle spalle ancora anche loro. E dopo il launch match, spazio a terza e quarta serie. In Serie C, dopo il derby, Regina e Cosenza si ritrovano di fronte, rispettivamente Trapani e Casertana. Ma gran parte dell'attenzione, chiaramente, ricadrà su un altro derby di Calabria, quello tra Catanzaro e Rende. All'andata, Trocini e i suoi fecero rotolare la testa di Alessandro Erra. Oggi, Dionigi è in bilico, ma dopo il ritrovato successo sull'Acregas è tornato a respirare. Altra domenica ad alto tasso d'adrenalina anche in Serie D, dove continua la lotta tra Vibonese e Troina. Dopo lo scontro diretto vinto, i rossoblù proveranno il sorpasso a Vallo della Lucania contro la Gelbison, mentre i siciliani dovranno difendere il punto in più contro il Messina. Chiudono il quadro le sfide Cittanovese e Gia Virtus, Rocella Palazzolo, Gela Palmese e Paceco, Isola Capo Rizzuto. Alessio Bonpasso per la CNews 24. E tutto, le altre notizie sui nostri siti, lacinews24.it e vibonese.it. Grazie e buon proseguimento. Visita il sito www.lacinews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. La CNews 24, edizione giorno alle 14 ed edizione sera alle 20.30. La CNews 24, la Calabria che fa notizia.